Amici e amiche carissime, siamo alla puntata numero 42 del ciclo di catechesi La Sana Dottrina Cattolica. Oggi apriamo con l'aiuto del Signore una nuova finestra sull'ottavo comandamento: non dire falsa testimonianza o non pronunciare falsa testimonianza, meglio contro il tuo prossimo. Un comandamento apparentemente, come dire, abbastanza semplice, banale, no? Non bisogna dire le bugie, non bisogna mentire, salvo che uno la dice piccola, insomma, non è tutto quanto sto granché, e sembrerebbe, diciamo così, un comandamento minore o facilmente liquidabile, no? Come sempre vedremo che non è così, soprattutto nella spettacolare presentazione che ne fa il Catechismo della Chiesa Cattolica, veramente molto molto bella. E che questa sera innanzitutto introdurrò e poi cominceremo ad andare ad approfondire, fa comprendere che non è affatto così. Qui ci muoviamo dentro un ambito molto, molto ampio, che è l'ambito della verità, è l'ambito della sincerità, è l'ambito dell'uso retto e corretto della parola, sia in privato, sia in pubblico. Vedremo che c'è una sezione di questo comandamento che oggi è trasgredita una volta ogni millisecondo, oserei dire, no? Cioè, vedremo quando si raccomanda la veridicità, l'imparzialità, la pacatezza dei mezzi di informazione, l'oggettività delle comunicazioni, quindi lo stare lontano da ogni faziosità, proprio, cioè. Veramente è molto più importante di quanto si pensa, cioè i comandamenti sono 10, diciamo che certamente ci sono magari quelli un pochino più grossi, un pochino più importanti, certamente sono disposti dalla sapienza divina in ordine gerarchico, ma finiscono col decimo, quindi vuol dire che anche il decimo, dice, ma non desiderare la roba da altri, che sarà? Adesso non voglio anticipare tempo, un pochino di invidia, insomma, ma basta poi, no? Non è mai così semplicistico, ecco, perché Dio le cose che fa, le fa fatte con criterio, le fa fatte bene. Se ha inserito anche questo nelle 10 parole, vuol dire che qui ci muoviamo in un ambito che ha una sua rilevanza e che, vedremo, si possono combinare guai grossi contro l'ottavo comandamento. E alcuni, purtroppo, sono molto frequentemente commessi dai figli dell'uomo, possono diventare molto molto gravi, ma poco conosciuti, poco riconosciuti, ancor meno confessati. E ancor meno, oserei dire, percepiti nella loro intrinseca malizia, bruttezza, cattiveria, ecco. Allora, come sempre, andiamo a fare subito un volo di gabbiano sulla strutturazione di questo comandamento nel Catechismo della Chiesa Cattolica. C'è una breve introduzione, come sempre, poi c'è un primo paragrafo che si chiama Vivere nella verità. Probabilmente questo paragrafo potrebbe dare anche il titolo a questa prima catechesi su questo argomento, no? Poi c'è un secondo che è tolto da una delle frasi di Gesù durante il processo dinanzi a Ponzio Pilato: rendere testimonianza alla verità. Poi c'è il terzo paragrafo, quello dove si entra, diciamo, nell'argomento, diciamo, nel vivo, che è denominato le offese alla verità. Poi c'è il quarto, il rispetto della verità, anche qui. Tutto quanto l'argomento dell'opportunità o no di rivelare la verità a chi la domanda, ma anche le domande che si fanno. D'accordo? Le domande dirette, fatte quando uno si piccia degli affari del prossimo.
Quinto paragrafo, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, come vi accennavo. Penso che mai come negli ultimi tempi siamo diventati tutti quanti molto molto consapevoli, ma perché ci sono delle realtà e delle minacce e delle dinamiche macroscopiche, però è stato sempre così. Quanto influiscono i mezzi di comunicazione sociale? Cioè, io ricordo quando ero giovane, senza fare polemiche, è un dato di fatto, come dire, di pubblico dominio a suo tempo, no? Quando Berlusconi si presentò a suo tempo a fare il capo del governo, successe il finimondo, a prescindere, diciamo così, dalla persona, perché andava un cittadino privato, a presentarsi alle elezioni, ma con alle spalle la potenza di tre reti, sì, televisive, sì, ma sono reti private, non è servizio pubblico. Sì, erano tre reti private, ma erano tre reti private a carattere nazionale e larghissimamente seguita, quindi cioè, presentandoti con una, come dire, dotazione di quel genere a tua disposizione, insomma, io non voglio insomma prendere parte, sono un prete, non devo entrare in questi argomenti, no? Però il fatto oggettivo è certo che c'è. Perché chi non ha tre televisioni come te alle spalle ha meno possibilità, questo è evidente, cioè, è chiaro, no? E attenzione a tutti quelli che operano nel campo della comunicazione sociale, per iscritto o nella televisione soprattutto, vedremo di quanto devono rendere conto al nostro Signore, eh? Perché qui, cioè, sappiamo molto bene che il Signore è, no, abbiamo detto altre volte, io amo ripetere, il Signore è un Signore, nel senso che dice le cose, però non è che ti sta a controllare con il fiato sul collo, nell'immediato. Nell'immediato la trasgressione alla legge di Dio, nell'immediato, comporta solo del male a te stesso, che non è peraltro nemmeno facilmente riconducibile al peccato commesso come causa. Però attenzione, Gesù nel Vangelo dice che anche di una parola inutile, il Vangelo di Matteo, festeggiato di domani, sarà chiesto conto davanti all'Altissimo. A noi non ci piacciono oggi quando sentiamo queste cose, quando si parla di Gesù, del Vangelo, di Dio. Si dice soltanto, ah, tanto è buono, tanto è misericordioso, tanto vanno tutti in paradiso, eccetera, eccetera, no? Ma nemmeno di una parola insensata sarà, come dire, non sarà chiesto conto ai figli dell'uomo nel giorno del giudizio. Quindi, attenzione, il modo migliore cioè, la modalità migliore anche per accostarsi al bene, fare il bene, non è lo spauracchio, come dire, del giudizio di Dio. Non è certamente l'ideale, ecco, agire per timore del giudizio, però non bisogna mai dimenticarlo. Non bisogna dimenticarlo. Noi non possiamo fare bu bu bu, il bello e il cattivo tempo, pensando che poi la giornata è finita e cade tutto quanto nell'oblio. Non cade manco per niente nell'oblio. Cioè, quello che noi scriviamo, istante dopo istante, le pagine della nostra vita sono, una volta che una cosa è stata fatta, appartiene all'ordine dei fatti storici. Cioè, capiamo, noi non possiamo cambiarla. Se ci pentiremo e chiederemo perdono al Signore dei fatti strampalati che abbiamo fatto, Lui su quel fatto ci appone un sigillo, d'accordo, che è sigillo e misericordia, ma il fatto non può venire annichilito, per definizione. San Tommaso d'Aquino diceva che Dio che è Dio, non può fare in modo, e c'è una motivazione metafisica che adesso sarebbe un po' complicato spiegarla in questa sede, che un fatto che è successo sia come se non sia successo.
Le affermazioni che io sto facendo, mano a mano che le faccio durante questa catechesi, io tra 5 minuti le avrò dimenticate. Tutta quanta gente mi dice: come lei, padre, ha detto in quella catechesi? Io dico, cioè, io le dico e 5 minuti dopo me le sono dimenticate. Cerco di starci con la testa quando le dico, ma capite, è impossibile per noi. Ma attenzione che Dio non si dimentica manco di uno iota, dice Gesù nel Vangelo. Cioè, perché tutto quello che accade nell'ordine oggettivo dell'accaduto è presente e chiaro davanti a Dio nella sua, come dire, più precisa particolarità, come se fosse in atto al momento. Quindi questo dobbiamo sempre tenerlo presente, insomma, e ricordarlo. Infine, un ultimo paragrafo che è una bella ulteriore chicca, insomma, non trascurabile. Verità, bellezza e arte sacra, d'accordo? Oh, qui ci sono dei cenni anche alla conformità dell'arte sacra alla verità della fede, anche qui magari stessero attenti al catechismo prima di progettare certe chiese o realizzare certe forme di arredamento sacro, insomma, che conforme alla verità della fede, l'autentica bellezza dell'arte sacra, la seconda più frequentemente, ma a volte manca qualcosa anche della prima. Io non vi dico dove, ma ho visto in alcune chiese degli obbrobri veramente inqualificabili, dove mi è stato detto dai preposti che non c'era nessuna possibilità di eliminarli a causa di vincoli, diciamo così, contratti con i committenti. Tanto non dico assolutamente niente, quindi potrebbe essere a New York, a Sydney, d'accordo, a Manila, a Tokyo, a Pechino, d'accordo, oppure a Milano, oppure a Palermo, ecco, quindi non dico altro, no? Ma io l'ho visti con gli occhi miei. Cioè, dico, e ho subito pensato, ma se ci fossi io qui dentro, come farei a convivere con questa roba? Ecco, detto fra me e voi. Quindi questo è il quadro che ci attende. Adesso chiaramente, dopo aver visto questo consueto overture, questo consueto volo di Gabbiano, andiamo a vedere alcuni passaggi del catechismo, no, come sempre, non proprio facendo una lettura che può essere anche noiosa, insomma, no, parola per parola, però andando a vedere un pochino i passi salienti, no, dell'introduzione. Si dice che l'ottavo comandamento proibisce, attenzione, di falsare la verità nelle relazioni con gli altri. Qui stiamo in un ambito fondamentale della verità e la virtù che si esplica nell'osservanza dell'ottavo comandamento è definita da San Tommaso la veracità, cioè rimanere sempre fedeli alla verità. Qual è il fondamento di questo? Allora, Dio è verità, prosegue il catechismo. Dio è verità e vuole la verità. Il padre della menzogna è il diavolo, il menzognero fin dal principio. Quindi le offese alla verità, capiamo, come dire, colpiscono una qualità intrinseca, cioè, della divinità. Gesù ha detto: io sono la verità, e parlava in quanto Dio. Allora, primo paragrafo, vivere nella verità. L'Antico Testamento attesta: Dio è sorgente di ogni verità, la sua parola è verità, la sua legge è verità. Basti pensare al bellissimo Salmo 119, tanto per fare un esempio, no? È il verace l'Altissimo, così definito in Romani, nelle lettere ai Romani, nel libro dell'Apocalisse, il verace.
Gesù si presenta come la verità, come la luce del mondo, colui che vuole far conoscere la verità, ricordiamo, no? Il Vangelo di San Giovanni, quella verità che fa liberi e che promette che lo Spirito Santo avrebbe portato i suoi alla verità tutta intera. E il suo insegnamento esplicito riguardante la verità è contenuto nel discorso della montagna. Il vostro parlare sia sì, no, no. Sappiamo che questa espressione di Gesù si presta a diverse, distinte e non necessariamente escludentisi l'un l'altro interpretazioni, ma una certamente è quella che ha a che fare con la verità. Quando è sì, dite sì. Quando è no, dite no. Se una cosa è vera, dite che è vera. Se una cosa è falsa, dite che è falsa. Se una cosa è buona, dite che è buona. Se una cosa è cattiva, dite che è cattiva. Allora, come accennavo, la verità in quanto l'attitudine dell'agire, qui cito 2468, e del parlare umano è detta veracità, sincerità anche o franchezza. La verità o veracità è la virtù che consiste nel mostrarsi veri nei propri atti e nell'affermare il vero nelle proprie parole, rifuggendo dalla doppiezza, dalla simulazione e dall'ipocrisia. Si dice che sarebbe impossibile la convivenza umana se gli uomini non avessero fiducia reciproca, cioè se non si dicessero la verità. La virtù della verità dà giustamente all'altro quanto gli è dovuto e la veracità rispetta il giusto equilibrio tra ciò che deve essere manifestato, attenzione, e il segreto che deve essere conservato. Implica l'onestà e la discrezione. Allora, e qui veniamo già ad un concetto fondamentale. La veracità vuol dire mostrarsi nelle parole e nei fatti veri, cioè non falsi, non doppi, non ipocriti, non simulatori. Però attenzione, nessuno è tenuto a dire tutto a tutti. Anzi, fa parte della virtù della veracità il discernere e il comprendere che molte cose non si possono dire, alcune a nessuno, se non al confessore, o addirittura, forse qualcuno addirittura soltanto a Dio solo, chissà, insomma, no? Altre non si possono dire in certi contesti, in certi momenti, in certe situazioni. Questa virtù è una virtù molto bella, ma è una virtù che ci vogliono gli anni a imparare ad esercitarla bene. Quando parlare, quando tacere, cosa dire, come dirlo, quando dirlo, a chi dirlo. Ecco, questo diciamo che è il primo, quindi in ogni caso, il titolo di questo primo paragrafo è Vivere nella verità, perché la verità sempre. Quello che noi diciamo deve essere sempre vero. Quello che noi diciamo non può e non è, non può e non deve essere sempre e comunque tutto. Secondo paragrafo, rendere testimonianza alla verità. Qui c'è un approfondimento appunto di questa frase che Gesù ha pronunciato davanti a Pilato. Davanti a Pilato, cito, siamo al 2471, tanto per orizzontarci, Cristo proclama di essere venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Il cristiano non deve vergognarsi della testimonianza da rendere al Signore. Nelle situazioni in cui si richiede che si testimoni la fede, il cristiano ha il dovere di professarla senza equivoci, come ha fatto San Paolo davanti ai suoi giudici.
Il credente deve conservare una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Capiamo che questo paragrafo considera la verità sotto una sfaccettatura di importanza capitale per noi. Rendere testimonianza alla verità, come fece Gesù dinanzi a Ponzio Pilato. A quale verità? Alla verità e alle verità di fede. De. Cioè, la verità assurge, come dire, ad un valore sommo, estremo, quando coinvolge una verità di fede. Le verità di fede non sono intangibili, sono immutabili e si trovano ad un livello superiore a qualunque altra verità che noi possiamo conoscere e percepire in questo mondo. Mi si consenta di ricordare, l'ho fatto innumerevoli volte, però il contesto è quello adatto, anche perché quando è stato il 17 settembre è stata la festa di San Roberto Bellarmino, che è l'interessato di questa questione, il famoso caso Galilei. Il famoso caso Galilei. Sappiamo benissimo che sul caso Galilei è stata costruita da certa storiografia una propaganda anti-ecclesiale a cui, tra l'altro, poi in questi tempi così difficili anche qualche uomo di chiesa, come dire, si mostra sensibile, quasi si vergogna, dice: oh, che abbiamo fatto, ci hanno ragione. Insomma, non è proprio allora per dire che praticamente la Chiesa è arrivata indietro, all'inizio ha addirittura ostacolato la scienza, ha messo il bavaglio a Galileo, lo ha condannato, eccetera, eccetera, no? Per carità, si tratta di cose che storicamente, la condanna di Galileo storicamente c'è stata, d'accordo? È vero che ci furono atteggiamenti da parte di alcuni ecclesiastici, non molto diversi da molti atteggiamenti che si vedono anche oggi in giro. Io lessi una volta, cioè, che qualcuno si rifiutò di guardare dentro il cannocchiale perché se avesse visto le macchie lunari, avrebbe dovuto dare ragione a Galileo, che tra le altre cose diceva che non era la Terra a girare intorno al Sole, non era il Sole a girare intorno alla Terra, ma la Terra a girare intorno al Sole. E questo si dimostra attraverso le macchie lunari. Attenzione, non hanno voluto guardare. Ma questo non è un atteggiamento dissimile, se mi si consente, da chi, quando c'è una situazione da chiarire, viene invitato a approfondisci. Senti anche l'altra campana. Ma sapete quante volte a me mi sono sentito dire: ah, no, io non voglio sapere niente. Io non voglio sentire niente. Caso per nulla diverso da quello degli ecclesiastici che si rifiutavano di guardare dentro il cannocchiale. Chiudiamo la parentesi e andiamo avanti. Qual era il problema legato a Galileo? Sappiamo bene che Galileo è l'inventore del metodo scientifico, il metodo galileiano, cioè, ringraziamo il Signore, cioè quel metodo che consente alle cosiddette scienze esatte, ecco perché per esempio grazie alla scienza galileiana si confuta subito il darwinismo, per esempio, no? Ecco, di, come dire, giungere ad una certezza incontrovertibile circa alcuni asserti, perché queste cose si possono dimostrare attraverso la riproduzione in laboratorio. Quindi, perché una cosa abbia il crisma, diciamo così, della scientificità secondo il criterio galileiano, deve essere dimostrata.
in maniera incontrovertibile. Ora, cosa è che diceva Galileo? Attenzione, il discorso è sottilissimo. Dice, una verità di questo genere è la più evidente in assoluta che possa esistere, perché nessuno la può contestare. E quindi questa è la verità per antonomasia, perché una verità di fede, certamente che è certa, perché è certa per l'autorità di Dio che l'ha rivelata, della rivelazione, ma possiamo noi dimostrare una verità di fede? No, nessuna delle verità di fede è dimostrabile, perché se fosse dimostrabile non sarebbe fede. Allora, ecco il punto. Ecco il punto del contrasto profondo. Ed ecco il punto in cui, se mi si consente, cioè, lo dico comunque, la Chiesa ha avuto ragione. Dice, alt, fermi tutti. Vero quello che dici. Ma questo non toglie che la verità incontrovertibile si trovi su un piano inferiore rispetto alla verità di fede. Perché? Perché il fondamento della verità di fede, che è la veracità di Dio, è più grande dell'incontrovertibilità constatabile dalle prove di laboratorio. Non so se, cioè, in altre parole, quello che dobbiamo avere chiaro è che è più facile che 2 più 2 faccia 5 che non che Gesù Cristo non sia il figlio di Dio. Anche se che 2 più 2 non fa 5, lo capisce pure un bambino che della prima elementare. Che Gesù Cristo non è figlio di Dio, c'è la stragrande maggioranza della gente che sta sulla terra che non ci crede. Perché i cattolici, adesso non lo so i numeri, insomma, no? Però sì, non so il numero complessivo dei cristiani tra cattolici e non cattolici, non so se arriviamo a 2 miliardi, non lo so, non sono aggiornato, sicuramente non tutti i 7 miliardi che stanno adesso in giro sul pianeta Terra. Però che 2 più 2 non fa 5, tutti gli esseri umani, ne sono d'accordo. Ma la verità di fede sta su un piano superiore. Conseguenze di questo, cioè io, chiaramente questa è una piccola catechesi, non si può fare una predica da parroco, insomma, lungo. Cioè, proviamo a pensare bene a questa cosa, eh. E proviamo anche a pensare bene a chi di noi pensa veramente che è più facile che la somma dei quadrati costruiti sui cateti non sia uguale a quella del quadrato costruito sull'ipotenusa? No, cosa che tu puoi dimostrare quanto vuoi, fai tutti quanti i triangoli di qualunque dimensione che fai, misura le aree. Io mi sono divertito da piccolino quando mi spiegarono il teorema di Pitagora. Ma sarà vero sempre. E mi sono messo con pazienza a fare tutta una serie di triangolini, rettangoli, a vedere se era vero. Dico, ma cicchio, è proprio così, non si può fare niente. Ecco, d'accordo? Chi crede però, ecco, che nostro Signore, come abbiamo visto prima, quando andrai dinanzi a Lui, ti chiederà conto anche di una parola inutile. E questo è più sicuro questo che non il teorema di Pitagora. Chi è che ci crede? Eppure questo è. Allora, ecco perché subito il secondo paragrafo. Se l'ottavo comandamento tutela la verità, la verità somma da tutelare è la verità della nostra santa fede divina e cattolica. Allora, il dovere dei cristiani, cito nuovamente, di prendere parte alla vita della Chiesa, li spinge ad agire come testimoni del Vangelo e degli obblighi che ne derivano. Tale testimonianza e trasmissione della fede in parole ed opere. Tutti i cristiani, c'è cioè una citazione, dovunque vivono, sono tenuti a manifestare con l'esempio della vita
e la testimonianza della parola l'uomo nuovo che hanno rivestito col battesimo e la forza dello Spirito Santo, dal quale sono stati rinvigoriti con la confermazione. E chi è il testimone della fede per antonomasia? Il martire, come nei paragrafi 2473-2474, c'è un elogio del martirio. Citazione del grande Sant'Ignazio di Antiochia. Oggi è anche la festa dei martiri coreani, oggi è il 20 settembre, Andrea Kim e Paolo Song e compagni, XIX secolo. Quindi il martirio è la testimonianza somma alla verità. Quindi, cioè, in nome della verità di fede, pronti a versare il sangue se necessario. Cioè, quando c'è in gioco la fede e una convinzione profonda di fede, non ci si ferma neanche dinanzi alla morte, eh? Non si rinnega per nessun motivo la verità, eh? Non si indietreggia per nessun motivo. Vediamo adesso le offese alla verità. Non credo, ecco, che andremo molto oltre questa sezione perché è abbastanza articolata. Allora, quali sono le offese principali alla verità? Nel 2476 si enumerano i due casi più macroscopici, la falsa testimonianza e lo spergiuro, che tra l'altro sappiamo che lo spergiuro è anche materia coinvolta nel secondo comandamento. Un'affermazione contraria alla verità, quando è fatta pubblicamente, riveste una gravità particolare. Fatta davanti a un tribunale, diventa appunto una falsa testimonianza. E quando lo si fa sotto giuramento, già ai tempi miei in tribunale non c'era più il giuramento, quindi non credo che ci sia adesso, è uno spergiuro. Simili modi di comportarsi contribuiscono sia alla condanna di un innocente, sia all'assoluzione di un colpevole, oppure ad aggravare la pena in cui è in corso l'accusato. Compromettono gravemente l'esercizio della giustizia e l'equità della sentenza pronunciata dal giudice. È inutile dire che una falsa testimonianza processuale, quindi che va a causare, cioè la condanna di un innocente o l'assoluzione di un colpevole o l'aggravamento di una pena di un accusato, è un peccato non mortale, di più. Ecco. Ora, attenzione però al paragrafo 2477, su cui è bene fermarsi un po'. Il rispetto della reputazione delle persone, la buona fama. Leggo e poi su questo ci fermeremo un po'. Il rispetto della reputazione delle persone rende illecito ogni atteggiamento ed ogni parola che possano causare un ingiusto danno. Si rende colpevole di giudizio temerario colui che, anche solo tacitamente, ammette come vera, senza sufficiente fondamento, una colpa morale del prossimo. Di maldicenza, colui che senza un motivo oggettivamente valido rivela i difetti e le mancanze altrui a persone che li ignorano. Di calunnia, colui che con affermazioni contrarie alla verità nuoce alla reputazione degli altri e dà occasione a giudizi erronei sul loro conto. Qui abbiamo giudizio temerario, maldicenza e calunnia. E il paragrafo seguente, che leggeremo poi, è una possibilità, le varie possibilità di evitare il giudizio temerario, che è un peccato diffusissimo. Allora, anzitutto, il rispetto della reputazione delle persone, la buona fama del prossimo.
È un diritto sacrosanto e nativo. La buona fama non puoi lederla né nel tuo cuore, perché il giudizio temerario è una lesione della buona fama del prossimo nel cuore. Cioè, tu guardi una persona e ti vai già questo a fare gli affari del prossimo, perché quello che fa il prossimo non è che ce ne dovrebbe molto interessare. Sono affari suoi, lo giudica il nostro Signore. Guarda il prossimo, lo vedi fare una cosa e la prendi subito a male. Pensi che quella cosa che sta facendo di per sé non unilateralmente diretta verso una certa interpretazione, tu la interpreti a male. D'accordo? Facciamo qualche esempio così ci si capisce subito subito, no? Anzi, facciamo l'esempio quello dei padri del deserto, l'ho fatto altre volte. I padri del deserto erano tremendi su questa cosa qui, per far capire come non si deve giudicare nessuno. Dice, sapete che i padri del deserto vivevano ai tempi di Sant'Antonio e San Pacomio, e Sant'Antonio Abate più ancora, che erano proprio eremiti, vivevano in queste grotte nel deserto, ognuno dentro la grotta propria, da soli. Allora dicevano uno starez. Un padre spirituale di questi. Guarda un po', senti un po', amico mio, se tu dovessi vedere un giorno che nella grotta del tuo confratello monaco entra una donna vestita in abiti succinti, avvenente, d'accordo? Rimane una mezz'oretta dentro questa grotta e senti anche qualche rumore o qualche grida in un certo momento. E poi tu vedi uscire questa donna tutta quanta disottinata, disordinata, spettinata e scaramigliata. Tu che cosa pensi? Tu devi, se non pensi niente è meglio, ma se proprio devi pensare, tu devi pensare che quella era una donna indemoniata e che quello che è successo è che lì dentro il demonio si è scatenato. Il tuo confratello gli ha fatto un esorcismo, si è quindi dibattuta, ha dovuto combattere contro le cose, quindi è uscita con i capelli tutti dritti. Non devi pensare a nient'altro che questo. Capiamo, no? Ora, le intenzioni del pro, perché quello sta facendo questa cosa? Allora, attenzione, eh. Perché dietro giudizi temerari ci sono tante cose. Se noi imparassimo a crescere un po', e qui facciamo consigli plin plon per gli acquisti a un altro ciclo di catechesi, si chiama Dal non senso alla vita di cielo, dove nella sezione dedicata a tutta quanta una serie di dinamiche psicologiche, meccanismi di difesa, si parla un pochino di queste cose. Scusa un attimo. Perché devi gettare fango contro o pensare male di quella persona? Perché? Che te ne importa? Cos'è che ti muove? Perché la vuoi screditare quantomeno nel tuo cuore? Pensaci. Che è facile a fare questi giudizi, si ascolta queste cose. Pensi a questo. Quando stai pensando male di qualcuno, chi è che ti spinge a pensare male di quel qualcuno? O cos'è che ti spinge a pensare male di quel qualcuno? Vogliamo fare un pochino di esempi? Quel qualcuno è una persona che per qualche motivazione tu consideri come rivale, in qualunque cosa. Nel piccolo come nel grande. E quindi in qualche modo lo devi screditare, anzitutto agli occhi tuoi. Oppure quel qualcuno è una persona che tu consideri
migliore di te, in fondo in fondo, e quindi lo devi screditare per autoconvincerti che quello sia peggio di te. Questi sono soltanto alcuni esempi proprio tra i più grossolani, perché non voglio adesso approfondire troppo questo, no? Attenzione, anche solo tacitamente, come vera senza sufficiente fondamento, le prove, figlioli miei cari, cioè quando si parla di qualcuno o di un comportamento disdicevole, se non si è in grado di provarlo, bisogna tacere. Perché nessuno può ledere la buona fama del prossimo sulla base di semplici sospetti. I sospetti rimangono sempre sospetti. Quando noi dobbiamo farci delle idee su situazioni e su realtà, io questo lo raccomando sempre a tutti. Stai sempre ai fatti oggettivi, non alle teorie, non alle ipotesi, non alle congetture. Bene, passiamo alla maldicenza. La maldicenza consiste nel rivelare difetti e mancanze altrui a persone che li ignorano. Attenzione, è maldicenza. La maldicenza si distingue dalla calunnia che viene subito dopo, cioè la maldicenza è rivelare un difetto o una mancanza che la persona ha commesso veramente. Non è che me lo sono inventato. Ma tu perché lo devi rivelare? Senza un motivo oggettivamente valido, si dice. Qual è il motivo oggettivamente valido? Che sia impedito un male maggiore o che sia necessario dire quella cosa ad una persona, per esempio, costituita in autorità, che possa porvi rimedio, qualora quella cosa sia una cosa pericolosa, magari anche per gli altri, no? Sapeste quanta gente mi dice, mi scrive che ha avuto problemi col sacerdote X, Y, col parroco Y, Y, Z. Gli rispondo sempre, dico, guarda, ammesso che sia vero quello che dici, perché cioè, io evidentemente anche qui per il rispetto che ho verso di te lo presumo per tale, certamente non posso essere sicuro al 100%. Dico, se questo che tu dici è vero, la prima cosa che fai è ne parli col diretto interessato. Se il diretto interessato non manifesta accoglienza della tua correzione fraterna e non si corregge, trattandosi, se, in base a quello che dici, di una cosa brutta, lesiva di un diritto o comunque che possa fare del male alle persone, lo dirai a chi può porvi rimedio, cioè al superiore, all'autorità superiore. Questo non è maldicenza, perché manca il requisito del senso motivo. Qui c'è un motivo oggettivamente valido, d'accordo? Perché la tutela della buona fama, come dire, cede dinanzi ai danni che potrebbe produrre un certo comportamento se non fosse rivelato a chi può porvi rimedio. Attenzione a quando si enunciano queste cose qui, eh? Quindi, se non c'è un motivo oggettivamente valido, degli altri male non si deve parlare. Lo dico a me e lo dico a tutti, si cade molto facilmente, si cade, o meglio, si scade in questa cosa. Il motto dei maestri di spirito è: quando si parla degli altri, si parla in bene, altrimenti si tace. Di se stessi è meglio non parlare proprio, né in bene né in male, meno in male. D'accordo? Per ripetere quanto siamo peccatori, quanto siamo cattivi, meno si parla di noi stessi e meglio è. Fine la calunnia, che è il più grave di questi peccati, è un peccato gravissimo,
cioè quando si spargono veleni, quindi si diffama, si nuoce alla buona fama del prossimo, mentendo, attribuendogli quindi fatti ignominiosi, falsi. La calunnia, che è una cosa proprio odiosa e orribile ed è anche un reato, penso che lo sappiate, insomma, da codice penale, eh? Così come è reato da codice penale, oltre che la calunnia, anche la diffamazione. Reato, codice penale. Perché la buona fama è un bene prezioso. E guai a chi rovina la buona fama del prossimo. Allora, per evitare il giudizio temerario, prosegue il catechismo, ciascuno cercherà di interpretare, per quanto è possibile, in un senso favorevole i pensieri, le parole e le azioni del suo prossimo. Ogni buon cristiano deve essere più disposto a salvare l'espressione oscura del prossimo che a condannarla. E se non la può salvare, cerchi di sapere quale significato gli le dà. E se redesse un significato erroneo, lo corregga con amore. E se non basta, cerchi tutti i mezzi adatti perché dando il significato giusto si salvi dall'errore. Maldicenze e calunnie, prosegue il testo, distruggono la reputazione e l'onore del prossimo. Ora, l'onore è la testimonianza sociale resa alla dignità umana e ognuno gode di un diritto naturale all'onore del proprio nome, alla propria reputazione e al rispetto. Perciò la maldicenza e la calunnia offendono le virtù della giustizia e della carità. Il Signore ci conceda di fare attenzione, di badare a queste cose brutte, di non macchiarcene, di non doverci trovare dinanzi al giudizio particolare, vedendo persone che abbiamo rovinato, la cui buona fama è stata rovinata, e da ciò che noi stessi abbiamo contribuito ad alimentare. Passiamo adesso ad altri tipi di peccati contro l'ottavo comandamento. È da bandire, si legge nel 2480, qualsiasi parola o atteggiamento che per lusinga, adulazione o compiacenza, incoraggi e confermi altri nella malizia dei loro atti e nella perversità della loro condotta. L'adulazione. Sappiamo che ci sono delle espressioni tipiche come dire, del linguaggio comune, feriale o in certe accezioni anche volgari, che definiscono, diciamo così, in maniera un pochino più terra-terra questo peccato. Penso che io non ripeto evidentemente queste cose, ma con un po' di intelligenza ci si può arrivare. L'adulatore, quindi quello che blandisce ed esalta, ecco, una persona nonostante o forse anche per la malvagità degli atti o la perversità della condotta. Diciamo, un termine che si può essere e che si può usare, un paio, sono i tirapiedi, i portaborse, quindi quelli che si mettono a servizio, insomma, di qualche personaggio ritenuto importante o potente, stanno dinanzi a lui in status adulationis. Qualunque cosa dice o fa va sempre bene, fosse anche la più grossa corbelleria o sciocchezza che si possa dire.
Non dobbiamo adulare proprio nessuno. Anzi, se qualcuno va contro la verità o commette una colpa grave o manifesta esternamente, oggettivamente un vizio grave, noi siamo tenuti a dissociarci. Non è detto che sempre, dovunque, comunque siamo tenuti a denunciare cose di questo genere, ma a non approvarle e a non rendercene complici sempre, sempre, sempre. L'adulazione è una colpa grave, prosegue il testo, se si fa complice di vizio o di peccati gravi. Il desiderio di rendersi utile o l'amicizia non giustificano una doppiezza del linguaggio. L'adulazione è un peccato veniale quando nasce soltanto dal desiderio di essere graditi, di evitare un male, far fronte ad una necessità, conseguire vantaggi illeciti. Riuscire gradito, no? Tu aduli una persona per accattivartela, d'accordo? Per fare l'amicone in modo tale che ti stimi. Oppure a volte per evitare un male, che ti faccia qualcosa di male. O per far fronte ad una necessità, oppure conseguire vantaggi anche leciti. Mi conviene. Quindi, in questo caso è un peccato veniale, così come vedremo, non oggi ma la prossima volta, che se la falsa testimonianza è un peccato ordinariamente mortale, la menzogna, o più comunemente definita bugia, è ordinariamente un peccato veniale. Specialmente certe bugie e certe menzogne. La iattanza o millanteria costituisce una colpa contro la verità. Che cos'è la iattanza o millanteria? Quando uno si vanta o si attribuisce titoli, capacità, meriti, virtù che non ha. Ecco perché è un peccato contro l'ottavo comandamento, perché manca anche in questo caso alla verità. E attenzione, ecco, oggi ci fermiamo. C'è anche l'ironia, che è peccaminosa quando tende ad intaccare l'apprezzamento di qualcuno caricaturandolo. O caricaturando in maniera malevola qualche aspetto del suo comportamento. Ecco, capiamo che anche qui l'ironia è peccaminosa perché va a ledere, anche se in forma giocosa, la buona fama del prossimo. Qui pensiamo anche a tante cose che si vedono in giro, cioè non è che attraverso l'ironia o la comicità si possa fare qualunque cosa, perché con l'ironia o con la presunta comicità io una persona la posso completamente distruggere e farlo magari anche in pubblico sotto i riflettori dei pubblici spettacoli. Certamente questa non è una cosa bella e fatta bene. Bene, ci fermiamo, mettiamo un punto. Questa è la prima parte di questa nostra conversazione. Abbiamo già visto un bel po' di cose. Chiediamo al Signore la grazia davvero di stare lontano da certe dinamiche. Ricordiamo sempre che molti di questi peccati visti questa sera sono molto molto frequenti, non sempre sono gravissimi, ma sono molto molto frequenti e possono complicare non poco, ecco, le relazioni interpersonali e
consorzio umano. Quindi chiediamo al Signore che ce ne tenga lontani e da parte nostra mettiamoci quel minimo di buona volontà necessario perché questo accada. Bene. Dio vi benedica, ci vediamo se Dio vuole la prossima volta. A presto.